Bernardino Dino. Dino, non è facile, dai. Oggi siamo all'estimento di Ermalmeda. Siamo a Rimini. La prima intervista che faccio a Rimini, quindi sono dietro casa tua proprio. No? Sì, praticamente sono qui vicino. E abbiamo i minuti contati perché stanno per aprire, quindi dobbiamo fare anche una cosa rapida e facciamo direttamente, diciamo, quello che è il backstage, quello che, scusami, il breakdown di quello che utilizzi. Sì. E poi recuperiamo, facciamo due chiacchiere dopo con calma. Volentieri. Su, partendo un po' dagli albori della famiglia di Camillo, oppure anzi tu da quando hai cominciato e poi arrivare fino a quello che è il concetto di questo. Ti seguo, facci strada. Allora, vabbè, innanzitutto qui ci sono gli angeli custodi del parco. Sono tutti tecnici, sono favolosi. Abbiamo i fotografi anche, che trovano in me il soggetto preferito. Allora, vi faccio vedere il primo passo, visto che siamo qui nei paraggi. E qui dietro ed è diventato lo spare per altri motivi. Lui è Samu, grande. Ciao. Samu. Ciao, piacere. È il bello del tour. Magari. Ah, lui, questo è il bambinetto mio. In realtà non è rosso, se vedi bene, è un arancione, traslucente, sì. Pozzozzo. Però ci sta. Questo è un po' di anni che ce l'hai, quanti anni? Questo è del 2015. Non è tra l'altro un metro, vedi, perché questi dicono che suonano male, invece no, io ho 2 metri e mi trovo da Dio. Cioè, ho provato un americano, suona da Dio anche lui, leggero, eccetera. Però in realtà tutta questa gran differenza tra l'americano e il Metro Line non l'ho trovata. Questo è un limited edition, perché è fatto in frassino, tastiera in palissandro. Che adesso tra l'altro il palissandro è diventato esattamente non commerciale. Esattamente. Ed è questa finitura che nella serie Metro Line non hanno mai proposto, se non in questa versione in edizione limitata. In realtà il battipenno l'ho fatto fare poi da un liutaio, perché il battipenno originale era bianco madre perlato, sì, ed era veramente brutto. Sì, ma infatti si vede che è stato fatto. Sì, sì, l'ho fatto io. Cioè, hai fatto bene, perché il battipenno a bianco a me non piace per niente. Ho trovato questo foglio nero e via si fa. Bassone anche questo, bello, infatti mi dispiace tenerlo lì. Vabbè, ma ne uso in una volta. Esatto. Che poi vedo che ogni tanto invece utilizzi anche il precision, no? Sì. Ok. Io vengo da quello. In realtà il Zatowski è stato un amore improvviso. Cioè, allora, tutto è partito dal tour europeo che abbiamo fatto l'inverno scorso. Io l'anno scorso giravo con 2 precision. Avevo un precision accordato a 3,40 e l'altro invece accordato un semitono sotto, perché alcuni brani li suoniamo per esigenze canore. Sì, sì. Un semitono comunque sotto. Tutto col 4, facciamo tutto col 4. Sì. L'esigenza è nata dal fatto del 5 corde, è nata dal fatto che non potendo portare in tour all'estero 2 bassi, avevo bisogno di un basso che potesse scendere oltre il mi. Allora, per fare i pezzi e non cambiare comunque sempre la corda. No, non avrei potuto farlo. A quel punto ho comprato il mio primo jazz bass, dopo, non so, dopo 38 anni, quindi dopo un po' di anni, però ho comprato il mio primo jazz bass. Ho preso un American Deluxe 5 corde, suonava bene, e lì però è nato l'amore per il jazz bass 5 corde e da lì si è partito. Poi Zatowski c'è la lezione. Poi il Zatowski è stata quella cosa lì, sai, che è una vita che dici cazzo, mi piacerebbe avere un Zatowski. È stata l'occasione, l'ho preso usato. Dove per curiosità? A Mercatino Musicale. Ah, okay, buono. Sono un grande assiduo frequentatore di Mercatino Musicale tutti i giorni, a tutte le ore. Questa è la mia pedaliera, vado un po' contro tendenza rispetto agli altri. Allora, come vedete non ci sono amplificatori. Quindi fate tutto in ear e tutto in ear. Ermal e Marco, il chitarrista, utilizzano le Helix. Mi era stata proposta anche. Ne parlano tutti molto bene. Sì, sì, anche però io X8 praticamente. No, guarda, ti dico, il nostro chitarrista Marco è uno che è abituato a collegare la chitarra ad un box, quindi per lui è stato un trauma arrivare alla Helix, ok? Però è riuscito a tirare fuori dei suoni che sono straconvincenti, infatti nessun problema. Io invece ho ancora questa cosa qui verso il digitale e ho deciso di farmi la mia pedaliera analogica.
mi sono saldato tutti i cavetti, mi sono fatto tutte le mie cose. Perché bisogna dire... E che è poi... meglio un po' più di ronzio. Che, che dà quel tono un po' più reale. Oh no, cercano di riprodurlo digitalmente, cazzo io ve lo do gratis. E praticamente uso un selettore, quello è un selettore... Questo è uno switcher looper MIDI, e io lì li collego tutti i pedali, tranne il preamp dell'Ampeg. Che il suono esce praticamente da lì. Il suono esce da lì, come vedi c'è un XLR che va direttamente al banco. Basta, entro nel pedale volume, poi ho la scatolina... Lui è Chicco, il grande Chicco, il nostro fonico di palco. Ciao, piacere. Siamo una famiglia, è tutta... Bella questa cosa. Questa è un'idea che ho preso da te. Addirittura. La scatolina di plettri. Porta plettri. Comoda, eh? No, fantastica. Questi sono i plettri che uso io. Sono i Max Grip della Dunlop. Ah, 1,14. Sì, 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 ma io ho una mano pesantissima, quindi... Ci vai giù pesante. Sì, sì. Pensa, io uso la metà, il 0,73 per farti capire. No, no, fletterebbe troppo sulla corda, io non so come fai. Ma tocco perché mi consente di andare abbastanza veloce. Stessa cosa, io invece riesco ad andare veloce con questo, ma perché ho la mano pesante, mi rendo conto di questa cosa qua. E se avessi un pletto troppo sottile con la mano che ho. Andrei alla seconda, alla corda successiva, capito? Cioè, mi scivolerebbe sulle corde. Con questi invece, con questi mi trovo bene, uno perché non scivolano, quindi non ho problemi di perdita di plettri, anche se poi dopo un po' questa parte qua tende a consumarsi. Ed è il momento di cambiare pezzo. Vedi, comunque internet funziona, a volte si prende spunto da qualcuno, anche una cavolata. Guarda, giuro, quando tu hai fatto la panoramica sulla tua pedaliera, quella è stata detto, cazzo, lui c'aveva la verità, cazzo. Allora, la prima scatola che ho trovato l'ho messa in pedaliera. Niente, quindi entro nel pedale volume. Giustamente, questa va ripresa. Rifacciamolo! Vai! Facciamolo! Capita raramente che... Questa è la bellezza, vedi? I bassisti non se li cagano. È il discorso della famiglia che ti dicevo prima. Esatto. Cioè, anche loro fanno parte di questa famiglia qui. Infatti, i fan di Ermal sono bellissimi per questo. Ed Ermal con loro si è creata questa cosa qua. C'è quella famosa battuta che si dice: quando tu di un bassista, di un gruppo conosci il nome del bassista, vuol dire che sei veramente appassionato del gruppo, no? Quindi oggi ce l'hanno dimostrato in tempo reale. Vero, grande imbarazzo, diciamo. Quindi entro nel pedale volume, dal pedale volume ho l'uscita accordatore, così ce l'ho sempre attivo, anche mentre suono. Per me è fondamentale controllare anche quando suono. L'accordatura è quella, è una tara mia, devo accordare lo strumento ogni volta che posso. E per me il basso deve essere intonato e accordato sempre, perché basta un minimo battimento per distruggere, far cadere il palco. Quindi così. E quindi dal pedale volume poi entro direttamente nello switcher della Musicom. Da qui entro in tutti i pedali che vedete qui, adesso vi spiego un attimo il volo, come li utilizzo. Poi dallo switcher esco e entro nel preamp dell'Ampeg. Esattamente, no, l'SCR di AI. Lo scramble lo attivo solamente su alcuni brani per avere il suono un po' più saturo. Poi con Ermal i bassi sono quasi sempre puliti, però ogni tanto mi piace aggiungere un po' di grit, mettere un po' di... per aiutarmi a suonare, perché mi piace avere... Io sono abituato agli ampli valvolari, quindi comunque approdare ad una pedaliera senza ampli è stato faticosissimo. Però mi ci sono abituato. Cosa utilizzavi prima, per curiosità? Avevo l'SVT Classic. Ah, andavo in giro con l'ampli SVT Classic, la 4x10. E... 4x10 perché non potevo portare in giro la 8, altrimenti sarei andato in giro con la 8. E niente, quindi sono abituato a quel suono là, un po' mi manca la pressione del cono. Fai tutto con l'in-ear, quindi. Faccio tutto con l'in-ear. Quindi io vi spiego al volo, ho il pedale della Mark Bass che regolato al minimo rende un overdrive bellissimo, cioè un overdrive. Tanto quello non lo vedo più da diversi anni. Infatti l'ho trovato usato a 2 lire, l'ho provato, l'ho comprato. No, non penso che non si vedono più in giro i tube maker. Sì. È uno dei pochi a cui l'ho visto. Guarda, io ce l'ho, il drive ce l'ho a zero. Però così ti dà ti dà un crunch, capito? Un crunch che sul basso spacca il culo.
ho l'Octaver l'Octapass della EBS che utilizzo quasi sempre insieme all'equalizzatore. Questo è un equalizzatore digitale programmabile che lo trovo molto utile. La Source Audio, quelli sono belli, sì. La cosa bella di quel pedale lì è che ha quattro memorie, quindi è come se tu fai quattro equalizzatori in pedaliera in un unico pedale. E lo controllo via MIDI con lo switch per avere la possibilità di passare da un preset all'altro in maniera... base al suono che utilizzo. Molto lo comodo. Posso, sì, lo posso miscelare, lo miscelo all'Octabass, lo miscelo anche agli altri pedali e richiamo tutto con un unico switch. E poi ho il T-Rex, che è quel suono synth che sentivi prima. Molto, va, molto interessante. Sì, è veramente. Non ti fa sentire la mancanza di una tastiera, diciamo, esatto. Di un bass synth fatto con tastiera, esatto. Quindi è esatto. Molto valido. Anche adesso mi sta entrando il trip del... Non so se avete sentito parlare o avete visto l'interfaccia audio MIDI della Sonus. Praticamente tu entri con uno strumento qualunque, chitarra, basso, anche un sax, voce, qualunque cosa, e lui ti converte il segnale da audio a MIDI automaticamente, senza passare da un pickup esafonico, con la latenza praticamente pari a zero, quindi ci puoi leggere le dinamiche, quindi la velocity e tutto. Tu ci puoi collegare, che so, il Mini Tauro, che è quello che sto per fare, mi sto attrezzando un'altra pedaliera, e ci metterò dentro questa interfaccia qua, con il Mini Tauro della Moog. Sempre per utilizzarlo come synth. Puoi utilizzare il suonare il basso come fosse un controller MIDI, praticamente. Eccezionale. Eccezionale. Che puoi. Senza avere la necessità di bucare lo strumento con pick-up, esafonici, eccetera. Adesso sto solamente lavorando. Prendete nota di questi aggiornamenti tecnici, perché adesso lui lo sperimenta, poi magari fra un anno lo vediamo che gira, possiamo dire lui è stato il primo, quindi sono tutte cose vediamo adesso, sì, adesso sono pure più che altro, perché poi quell'attrezzatura lì ti dà la possibilità di utilizzare anche il control voltage, quindi lavorare con i pedali di espressione, fare degli effetti un po' matti, siccome quelle cose lì mi piacciono. La prossima volta magari che ci vediamo spero di averla già questa pedaliera supplementare. Sì, poi splitterò il segnale per avere, insomma, capirò anche come fare. Poi ho questo qua è un altro preamp, che è il Vintage Deluxe della Darkglass, che è una cosa incredibile. Molto bella anche questa. Molto bello. E io lo faccio lavorare solo con il Precision, solo quando uso il Precision, perché rispetto al Sadowski ha molto meno volume, perché è passivo ovviamente. È l'unico modo per non far andare di matto i fonici è bilanciare il segnale già dalla pedaliera. Per cui io quando uso il Precision attivo quella linea lì e attivo quel pedale lì in base insieme agli altri pedali che uso per quel suono là, insomma, per il suono che mi serve per il brano. Adesso vi faccio vedere anche due bassetti che stasera suonerò e basta, cioè, la mia pedaliera è questa, non mi serve altro. Perfetto, allora visto che poi i fan stanno arrivando ed è bello lasciare il palco scarno, esatto. Passiamo a vedere i bassi. Allora, di parlavo sempre una serie metro, tra l'altro, sì, no? Sì, sempre metro, e devo dire che sono davvero innamorato di questo strumento qua. E il Willy ha questa particolarità di cui parlavamo a distanza, esatto, ha la possibilità di regolare i MIDI attraverso trimmer e non potenziometro, e l'output generale, perché ovviamente se tiri sui MIDI tiri su anche l'output, per cui con questo trimmer qui hai anche la possibilità di abbassare l'output e riportarlo al volume iniziale. È una garanzia, raga, io non voglio fare pubblicità a Sadowski perché non mi pagano per questo, però no, suonano suonano, raga. Poi lui monta i single coil, quelli normali, non monta gli AMA cancelling come l'altro, come quelli che normalmente montano i Metro e gli americani, e cazzo, no, cioè, hanno più tiro sti pickup qui, sono un po' più rumorosi, però suonano diversamente. Questo è un gioiellino, infatti sono molto felice. E poi c'è lui è il vecchiotto, il papà, esatto, il nonno, cioè un 70... 71. Questo mi sa che è tuo da quanti anni? No, non da molto, devo essere sincero. Okay. Cioè da un po' di anni, ma non da... Da non così tanto. Da non così tanto, sì. Poi è stato proprio amore a primo orecchio. Anche a prima vista, perché è difficile non innamorarsi di uno strumento così. Però... Corde ruvide, miracolo! Uno dei pochi bassisti che utilizza il Precision con le corde ruvide. Ruvide in acciaio. Cioè proprio devono sferragliare. Perché adesso c'è molto la moda delle corde lisce sul Precision, da quel suono. Ma sì, ma lì dipende, sì, esatto, dipende da quello che vuoi ottenere. Cioè, a me piace il Precision perché deve, che ruggisce a modo suo.
E l'unico modo per farlo uscire, almeno per come piace a me, è la corda in acciaio ruvida. E adesso mi sono affidato a Sansone, alle corde Sansone. Mi ci trovo bene. Scalatura? Standard 45-105. Cioè, giustamente poi mi dicevi che tu c'hai un tocco abbastanza importante. Sul 5, 45-130. Un belle, corde fantastiche, ma una gran durata. Insomma, andiamo avanti. Adesso capiremo. E poi me le sono fatte anche customizzare, perché con Francesco Sansone c'è anche la possibilità di chiedergli determinate modifiche. Io adoro le tapered, almeno sul Sadowski, perché ha poi le sellette, il Sadowski ha le sellette con gli scherzi. Sì, per il posizionamento della corda. Della corda, esatto. Ma ha solamente una, sul basso e sul mi sono sottili, quindi montare una corda normale rischia che poi suonando, almeno col mio tocco, la corda scappi dalla sua sede. Capito? Allora io adoro le tapered, come quelle che erano montate originalmente su Sadowski. Se tu sai, le corde Sadowski hanno il si basso tapered. Mi sono fatto fare tutta la monta tapered. Guarda. Tutte tapered. Vabbè, il sol non ne ha bisogno. Però tutte quante hanno a 4,5 comincia praticamente l'avvolgimento della corda. E hanno più sustain, sono più precise. Quindi da quello, diciamo, da questa breve chiacchierata, una delle priorità che tu hai proprio, che si capisce chiaramente, no? Del tuo suono è che sia esattamente intonato, chiaro, intellegibile, perfettamente stabile come suono. Questo, diciamo, è una delle tue caratteristiche. Quello che tu cerchi almeno è quello che voglio dallo strumento. La prima cosa che faccio quando prendo uno strumento è controllare l'ottavatura, ma non quando sto provando lo strumento in un negozio, capito? Chiaro, quando ce l'ho a casa e devo prepararlo per la battaglia, capito? A quel punto cambio corde, ottavatura, una stretch rispetto alle corde, faccio l'action in base alle mie esigenze, che non è neanche tanto bassa, che ho la mano pesante, torniamo sempre al solito discorso. Quindi vuoi evitare che ci sia quell'effetto, diciamo, della frittura del tasto? No, perché cioè dalla corda alta comunque lo tieni. Cioè, se tu sentivi prima durante il check il pezzo quello col plettro, cioè se gli do dentro io riesco comunque ad ottenere quell'effetto là, però no, almeno riesco a mantenere un po' di sustain, perché se la corda è troppo bassa e gli do dentro la corda, cioè smorzo tutte le note, a quel punto non è più sferagliamento. Gli togli proprio la coda la corda, capito? Altro consiglio, quindi attenzione, poi dipende molto dal modo di suonare che hai, esatto, cioè, quindi è legato a quella cosa lì. Io però tempo fa ero suonando, facevo prog metal tantissimi anni fa, e lì era richiesta tutt'altra cosa. Beh, il basso ce l'avevo anche più alto, per cui faticavo anche meno, capito? Lì la corda le avevo attaccate alla tastiera, mi era veramente sufficiente sfiorarle per farle suonare, però in quel caso lì è anche necessario essere leggeri per essere veloci. Senti, ma parlando appunto da, visto che mi hai lanciato il gancio, lo prendo al volo, no? Sì. Della tua storia bassistica, no? Tu nasci inizialmente cantante. Ah, beh, questo è interessante. C'è, cioè, chi solitamente nascono chitarristi. No, no, io ero cantante e amavo Steve Harris, non come uomo, come era un bell'uomo, per carità, però se li porta bene i suoi anni. No, amavo, cioè mi piaceva il basso, comunque avevo questa passione per il basso. Poi nel mio paese, negli anni, cos'è, inizi 90, quando ho cominciato, bassisti non esistevano, erano tutti chitarristi e batteristi. Allora noi non avevamo il bassista, quindi a un certo punto ho deciso di sopperire io a quella mancanza, perché avevo cominciato a suonare la chitarra. Avevo la chitarra di mio padre e con quella chitarra mi tiravo giù le linee di basso e Steve Harris. Quindi il passaggio è stato abbastanza naturale, sì, che dovevo solo trovare i soldi per comprare il basso. Appena ho avuto l'ok dei miei, sono andato a lavorare un'estate intera e ho comprato il mio primo basso e il mio primo altro. Cos'era il tuo primo, per curiosità? Il mio primo basso era un RBX della Yamaha, però sai, il primo proprio, quindi con il pick up tipo Precision. Uh-huh. Mi ha dato tante soddisfazioni quello strumento lì. L'ampli era un Davoli valvolare comprato da un signore anzianissimo del mio paese, che aveva questo amplificatore qui, e nasceva come amplificatore per chitarra.
però avevo una cassa con due coni da 15, per cui insomma di soddisfazione ne dava. Erano solo i 100 watt, però erano 100 watt valvolari e si sentiva. Sì, si sentiva. E poi tu hai fatto un po' il percorso che sognano un po' tutti quanti, no? Nel senso, crei una band, si forma una band, la band ottiene un discreto successo, quindi passi da quello che è una situazione, diciamo, locale, dalla sala prove, la ricerca di un discografico, i contratti, i grandi palchi, Sanremo, esatto, quindi hai fatto tutto il percorso con la fama di Camilla, no? Poi, quindi quel percorso legato all'indie, diciamo, all'indie, chiamiamolo così. Poi, pausa, un top di pausa, e poi dall'indie ai palchi, diciamo, da stadio, palazzetti, tour europeo, quindi... Non è stato facile. È interessantissima come cosa, perché hai fatto bene o male il percorso che facciamo tutti, ma che poi dopo ognuno, diciamo, magari sogna proprio di arrivare a quel punto lì, tu ci sei arrivato perché poi sei legato alla storia di RM. Esatto. E come è andata, come è stata? Guarda, è andata come hai riassunto tu, cioè la band è nata da nel 2000, parliamo della fama di Camilla, nel 2007 io ed Herman ci conosciamo nel negozio di strumenti musicali dove io lavoravo al reparto bassi e chitarre, lui era un mio cliente, io facevo tutt'altro allora, studiavo armonia jazz, capito? Cioè, quindi con l'indie ha poco a che fare, però arriva lui magro, capito, un po' così, e mi fa ascoltare dei brani. Allora, io già ascoltavo un po' i Radiohead, perché ho sempre trovato i Radiohead diversi, cioè non rock, non pop, cioè quasi progressive, capito, nel loro modo di costruire la loro musica. Loro veramente alternative. Sì, ma anche armonicamente, dal punto di vista armonico. Erano quelli che davano soddisfazioni in base a quello che poi ascoltavo all'epoca. E lui è arrivato con. Mi ha fatto ascoltare dei brani che aveva registrato a casa sua, sapeva che suonavo il basso, che aveva sentito suonare lì il basso. E io ho ascoltato quelle cose lì e sai quando scatta qualcosa? Perché cioè, non ho mai fatto pop prima della pop rock, prima della fama di Camilla ed Erma. Per cui per me è stata anche un po' una sfida. Che ero abituato a fare tutt'altro e ho dovuto cominciare ad approfondire il basso rock. Quindi in pletro io non sapevo cosa fosse. Ah, se poi vi ascoltavi jazz, anzi, io, guai esatto, a chi usava io non sapevo cosa fosse il pletro e tuttora fatico, anche se so utilizzarlo, ma non è, cioè, più di fare determinate cose non riesco, cioè, mi mancano subito le dita. Però con Ermal il plettro si usa tanto, perché poi lui provina spesso molto, molti brani sono provinati da lui, e lui il basso lo suona con il plettro. Per cui non è che tu non puoi suonare quelle parti con le dita, è che semplicemente devi riuscire a rendere anche poi quell'intenzione là, capito? Cioè lui arriva col risultato anche passando attraverso quella linea di basso, capito? Che è suonato in quel modo. E un po' devi renderla, capito? Devi interiorizzare, personalizzare, eccetera, però poi alla fine devi avere quel sapore lì. Quindi il plettro con Herman è uno strumento in più, capito? Che utilizzo anche con piacere adesso, però all'inizio è stato difficoltoso. E quindi ho perso il filo. Quindi eravamo arrivati alla fama di Camilla, esatto. Vi siete conosciuti, eccetera, eccetera, da lì poi sono i primi album. Abbiamo fatto le prime esperienze, abbiamo fatto un bel po' di concerti, poi è arrivato un contratto discografico, come tutti sognano che accada, capito? A distanza poi di 2 anni dalla formazione del gruppo, cioè è stata una cosa proprio abbastanza rapida. Siamo stati forse una delle ultime band a vivere il momento MySpace, perché in realtà è attraverso MySpace che siamo stati avvicinati prima dalla EMI Publishing, quindi si occupava solo delle edizioni, loro poi ci firmarono un contratto di opzione per trovarci un contratto discografico, insomma alla fine firmiamo con la Universal e abbiamo fatto il nostro primo disco, poi è arrivata la partecipazione a Sanremo, l'eliminazione come la storia insegna, con tutte le band, l'eliminazione, però Sanremo ci ha portato un gran bene, lì è partita
partiti anche dei bei palchi, cioè l'estate del 2010 abbiamo fatto anche l'Heineken Jammin Festival. Belle aperture. Sì, abbiamo fatto il main stage dell'Heineken Jammin Festival prima degli Aerosmith, dei Cranberries. Insomma, dividere anche solo il backstage con loro è stata un'emozione incredibile. Quel palco lì io lo auguro a tutti, cioè io auguro a tutti un'esperienza di quel tipo là, perché ragazzi c'è solamente il monitoraggio che avevamo sul palco, cioè era qualcosa di ti spostavi i capelli, era incredibile, bellissimo. E, insomma, di cose belle ne abbiamo fatte, abbiamo fatto delle aperture in Negrita, quelli sono stati anche dei momenti. E poi fra due giorni saranno qui, magari voi questa intervista la vedrete dopo, però oggi è venerdì, domenica, sempre qui. Allora, sì. E loro sono molto amici, sono dei cari amici. Sì, lo so, Giacomino. Che con la... Giacomo, adesso è un'occasione, magari ciao, vedrà l'intervista, noi gli mandiamo e poi ci rivediamo anche con lui. E poi da lì comunque sei interrotto questo rapporto con questo, diciamo, è partita la crisi tra radio e discografica. È stato un momento nel 2011 che l'idillio tra le case discografiche e le radio si è rotto per motivi che potete capire, insomma, interessi, soldi vari, eccetera. Cioè, per cui abbiamo cominciato a non essere più passati, ma non solo noi, cioè non passava, cioè la gran parte della musica italiana non passava per questi problemi qua, solo che se non passano Mazzotti, cioè, se non passiamo noi, per noi è un problema. Eravamo appena usciti con un singolo, sempre del primo disco, niente, abbiamo provato a fare un secondo disco e lì le cose cominciavano un po' a diventare pesanti. La casa discografica poi funziona così da sempre, penso. Le case discografiche, se non porti dei risultati, a un certo punto è ovvio che perdano interesse, capito? E poi è andata così, siamo stati un po' abbandonati a noi stessi, a quel punto sono subentrate delle tensioni varie, la band finisce. Tutto è proprio la classica vita, la storia di una band che magari ha un successo discreto e poi dopo... Noi ci siamo sciolti non perché non avessimo più il supporto delle strutture, è che avevamo fatto una scelta, cioè quella di vivere della musica. È solo che a un certo punto, magari all'inizio si riusciva anche a farlo, verso la fine, dopo 2-3 anni, era diventato improbabile, perché poi ti eri... magari avevi comprato sull'onda dell'ottimismo, avevi comprato il furgone nuovo, perché quello vecchio ormai era una bara su ruote, allora avevi investito e ti rendevi conto che alla fine suonavi in giro per pagare i debiti del furgone, per pagare i debiti, e tornavi a casa con 10 euro in tasca. E alla fine, cioè, è vero che i soldi non fanno la felicità, però se ci devi campare ti servono, devi pagare la firma, serie di cose, insomma la band si scioglie, abbiamo preso strade diverse. Io mi sono trasferito a Verona, Ermal a Milano. Beh, io ed Ermal siamo sempre visti, sempre tenuti in contatto. Sì. Poi lui ha cominciato questa carriera da solista 3 anni fa, e insomma adesso è qui. In tre anni ha fatto tantissime tappe, cioè nel senso ha fatto un grande riscatto rispetto a quello che era. Peccato è che poi la fame di Camilla in sé per sé ha fatto già degli ottimi lavori. E quindi dopo tour europeo, tour italiano, abbiamo fatto un tour lunghissimo l'anno scorso, cominciato ad aprile, abbiamo finito ad ottobre il tour in Italia, e poi a novembre, i primi di novembre, è partito il tour europeo, siamo stati anche in America, abbiamo fatto Miami e poi in Canada, Toronto, sono stati 21 giorni bellissimi, difficili ma bellissimi, cioè ripartirei oggi. E abbiamo fatto proprio la vita del tour bus, sai, quella con i letti che sembrano dei loculi. Ecco, il primo giorno è stato brutto. Il primo giorno... a abituarsi a questa cosa. Beh, addormentarsi tipo in 1,80 m per 40, capite? Una bara con un oblò che ti faceva vedere la strada, appunto. Questo. Però la puoi raccontare, una cosa che tu dici, cioè... Tu ci hai preso gusto. Era bello morire tutte le notti. Bene, e questa oggi è la seconda data del tour estivo, quindi da qui si parte, sì. Poi abbiamo un tour bello lungo, abbiamo una quarantina di date fino a settembre, e dopo
non so, cioè, spero ci siano delle date all'estero, non saprei dirti. E poi Meta è uno degli artisti italiani, di quelli che vedo, che ha proprio confidenza col palco, fa molte date, gli piace, vede che gli piace molto il rapporto. Nasce sul palco. Quindi nasce sul palco e... ha bisogno di stare sul palco, gli piace proprio. È una gran vantaggio. Nonostante la stanchezza, perché insomma ne ha di cose da fare, ne ha fatte di cose. Però il palco è l'unica cosa che probabilmente lo ricarica, per quanto lo stanchi. Però è una cosa, cioè, la musica dal vivo è importante per lo scambio. Per lo scambio che hai con tutti. Ma come abbiamo visto prima, infatti arrivano e salutano tutti. Diventa una festa. Questa è la cosa bella del suonare live in generale, capito? Senti, ti faccio l'ultima domanda di una cosa che non sa quasi nessuno, devo ringraziare Simone Masina che mi ha informato. Dici della tua progettazione di pedali. No, il fatto che tu sei un ottimo tecnico elettronico e sei molto capace a fare quelle cose lì. Adesso sono in grado di aggiustarmeli. E adesso gliele ordino uno, tra l'altro, appena chiudiamo, gliele ordino, vediamo che non me lo farà mai perché non c'è tempo, però mi piacerebbe. Quindi di questa passione. Allora, questa passione è nata dal... sai quando dici, cazzo, vorrei avere quel pedale lì ma costa 2000 dobloni e non li ho, capito? Allora ho detto, ma sai, così per caso, io non sono un perito elettronico, non so niente di elettronica, ho studiato dopo, capito? E tutto nasce sempre ai tempi della famiglia Camilla. Volevo il... si chiama il Maestro Brass Master, che è un fuzz per basso sintoso come quello che sentivi prima, che è un pedale che è stato il primo pedale per basso che aveva il blend, aveva la possibilità di mescolare al suono fuzzato anche il volume del basso, aveva un volume proprio sul pedale, quindi tu gestivi, avevi entrambi i segnali, esattamente. E volevo questo pedale qua, solo che è introvabile, costa milioni, e c'è lo schema su internet. Qualcuno se l'è già costruito, perché non devo riuscire a costruirmelo? Tutto questo è stato il mio discorso e da lì è partito tutto. Ho costruito il primo pedale per me, ho costruito il secondo pedale per me, il terzo l'ho costruito per un amico, per il vicino di casa, il quarto idem, il quinto per me, il sesto è partito. Il sesto è stato proprio quello di Simone. Simone è stato uno dei primi, è stato proprio per un maestro brassmaster. Pedale incredibile. Quello che dicevo prima, la rete, ragazzi, se utilizzata in maniera intelligente, dà un sacco di informazioni e di cose che... No, magari... certo, è una miniera inesauribile. Poi è ovvio che devi saper tu cercare, fermarti quando sei contento di quello che hai trovato. E per me, ad esempio, è stato internet è stato utile dal punto di vista dei pedali, perché ho potuto studiare l'elettronica. Adesso so una cosa che non ho mai, che ho ignorato, capito? Ignoravo da quindi una io vita. Faccio da sponsor. Quando un domani lui magari si stancherà di fare attività live, vorrà fare altre cose, vorrà aprire una sua ditta che fa pedali, sappiate, vi assumo tutti, esatto, sappiate che potete contattarlo perché è molto molto bravo, quindi dai non dire così, non è vero, okay? Quindi mi raccomando. Dai, io niente, ti ringrazio, abbiamo fatto questa chiacchierata, facciamo proprio, ci siamo... Vi fermate stasera? Sì, ci fermiamo, come no. E niente, poi dopo ci ascoltiamo il concerto e grazie per averci ascoltato. E poi ci vediamo a birra. Esatto, stasera. Ci vediamo a birra. Lui non fa cena, vedi, quello che dicevo prima del concerto, stasera non mangia. Io non mangio, prima di suonare non mangio. Perché rimani un po' più... Rimango in tensione, salgo sul palco incazzato. Io quando feci una lezione in cui dissi, guardate, io solitamente non mangio, no, ma perché io esco, perché vado a cena, poi suono, ma io se mangio poi mi si appesantisce, mi parte la digestione e sul palco non rendo. No, vero, non rendo. E quindi non rendo. Non è una cosa così allucinante. Si trattiene meglio la pancia. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.